Nuova puntata di Mondo Futsal, ben trovati appassionati di calcio a 5 al consueto appuntamento con la rassegna del calcio a 5 dalle svariate categorie, dalla 2 fino alla Serie D. Questa settimana vari approfondimenti anche riguardanti il rendimento e i risultati delle formazioni fondane nei campionati di B e C1. Tutto questo tra pochissimo. Iniziamo naturalmente dalla Serie A2, dalla grande vittoria centrata nei minuti finali dalla Rapido Latina Calcio a 5 a Foggia contro la Fuente Lucera. Bacoli e Avellino sono risultati decisivi per la conquista di 3 punti fondamentali per proiettare la formazione del patron La Starza nella zona alta della classifica. Con una gara in meno, la compagine nerazzurra si colloca a ridosso del Corigliano, che comanda la graduatoria solitaria a punteggio pieno, con 15 punti. Corigliano che nell'ultimo match ha battuto in esterna 2-1 la Libertas Eraclea. Nel prossimo turno la squadra di mister Giampaolo se la vedrà al Pala Bianchini alle 17 contro l'Esernia. La formazione allenata da Fausto Scarpiti, che nell'ultimo turno è stata battuta in casa dalla Cascina Orte, occupa una posizione di medio-alta classifica con i suoi 7 punti. In Serie B sconfitta di misura, 2-3 il risultato finale per la Virtus Fondi Calcio 5 in un autentico scontro salvezza contro la ATS Cagliari. Del solito Triolo e di Ricci le marcature rossoblù, una gara che però ha confermato i progressi della formazione fondana, che la settimana prossima sarà impegnata ancora in trasferta contro il Foligno Calcio a 5, società umbra di metà classifica con 8 punti. Ma ascoltiamo le impressioni del coach Paolo De Simoni, intervistato telefonicamente da Felice Fantanella. Siamo con mister Paolo De Simoni del Fondi Calcio 5, anche oggi una ottima gara da parte del Fondi Calcio 5, ma è arrivata una sconfitta a 30 secondi dalla fine, vero? Sì, mi dispiace per i ragazzi perché meritavano veramente questa vittoria. Abbiamo condotto la partita dall'inizio alla fine, avendo numerosissime palle gol, abbiamo colpito 2 pali, e poi è arrivata questa beffa nel finale, ma proprio perché stavamo cercando con tutte le forze di vincere, e quindi purtroppo questo è questo sport, il calcio a 5 è questo, dobbiamo correggere un pochino quelle che sono le nostre potenzialità offensive, perché non riusciamo a far gol. Credo che debba crescere la fiducia in noi stessi più che altro. Arriverà prima o dopo una vittoria, credo, no? Quando una squadra gioca in questo modo. Sì, allora, noi l'obiettivo che abbiamo, quello che mi chiede la società, è quello di far crescere questi ragazzi. A livello di organizzazione di gioco i ragazzi sono cresciuti tantissimo, l'abbiamo dimostrato soprattutto nelle partite interne contro Prato Rinaldo e Futsal Isola, di giocare alla pari. Poi è chiaro, ci sono ancora degli errori di inesperienza che purtroppo paghiamo salatissimi in questo girone, in questa categoria, però i ragazzi stanno crescendo. Non, sinceramente il risultato fa morale, però per noi adesso non è importante, è importante che questi ragazzi continuino a lavorare in questa maniera, perché oggi abbiamo dimostrato che sicuramente non siamo gli ultimi in questo girone, anche se la classifica dice il contrario, però continuando a lavorare così prima o poi arriveranno delle grosse soddisfazioni. Prossimo turno ancora fuori casa a Foligno, come si prospetta? Sì, abbiamo ancora le prossime partite, abbiamo ancora tutte le squadre prime, ma
io l'ho detto, in questo girone sono tutte molto, molto attrezzate le squadre, per cui Foligno è una squadra che sta nei primi posti della classifica. Oggi è stata sconfitta per di misura in un campo difficilissimo come quello della Mara Nurcia. È una squadra sicuramente che lotterà per i primi posti, per cui sarà una partita difficilissima, però andremo a fare la nostra gara e poi quello che verrà. Ma io credo che piano piano questi ragazzi otterranno veramente quello che meritano sul campo. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie. In Serie C1, grande vittoria della Ginnastica Fondi, calcio a 5 in casa contro la Capitoline. La formazione del dimissionario mister Treglia ha avuto nettamente la meglio sulla formazione romana grazie alla tripletta di Guastaferro, alla doppietta di Capitan Teseo e al sigillo del solito Bisecco. Con questo successo i fondani si sono insediati in quarta posizione con 15 punti, a meno 6 dalla capolista Lazio Calcetto. La settimana prossima la squadra del patron Biasillo se la vedrà contro il fanalino di coda Atletico Ferentino, guidato da Luciano Mattone. Ma torniamo a parlare di mister Michele Treglia, deciso a lasciare per motivi personali. L'intervista realizzata da Luca Figuccio. Mister, quinta vittoria su 8 partite in C1. È dura lasciare questa Ginnastica? Sì, è molto dura. Oggi infatti è stata la mia ultima partita. Purtroppo motivi personali mi costringono a lasciare questa squadra, che in poco più di 2 mesi mi ha dato tanto, sia fuori dal campo che dentro al campo. Oggi è stata la dimostrazione di quello che è la Ginnastica School. Abbiamo fatto una partita favolosa, nonostante le numerose assenze, i ragazzi hanno dato tutto e forse anche qualcosa in più di quello che hanno. E, oltre alla partita vorrei sottolineare quello che è successo a fine partita. Diciamo che è stata una cosa che porterò sempre con me, è stata una cosa commovente, tutta la squadra attorno a me, che è una cosa che non dimenticherò mai. Questo, quello che mi fa piacere e che un po', diciamo, mi fa lasciare col sorriso, è la posizione in classifica. Ora non so bene tutti i risultati, ma penso che siamo terzi, una cosa fuori da ogni immaginazione. Quindi io sprono i ragazzi a continuare così, perché se continuiamo su questa strada veramente possiamo regalare alla città di Fondi, a questa società e a noi stessi, perché mi considero ancora uno di loro, quindi a noi stessi grandi, grandi soddisfazioni. E basta. Cioè, bocca al lupo per tutto. Crepi. E adesso per gli altri campionati, Serie C2 e Serie D, cediamo la parola al collega Daniele Porcelli. Bene, andiamo come di consueto con il campionato di Serie C2, il girone C, dove il Real Castelfontana, dopo 6 giornate, non conosce ostacoli. Lo fa confermando il buon ruolino di marcia e spugnando il campo di Priverno, quello della Connect, con un secco 3-0, tutto nel primo tempo. Quindi resta al comando a punteggio pieno la formazione allenata da Simone Guiducci, 18 punti, frutto appunto di 6 vittorie. Il Minturno tiene testa e tiene quindi il passo, rifilando un 4-0 al Cisterna in casa. Ma andiamo subito con la lettura dei risultati relativi alla 6ª giornata appunto di questo campionato. Anni Nuovi Ciampino, Vigor Cisterna 1994 5-4, CCP 1987 Velletri 1-1, pareggio anche tra Atletico Anzio Lavigno e Terracina Calcio 1925 4-4. A Cisterna, Minturno batte Cisterna 4-0. Città di Minturno Marina, Eagles Aprilia 5-4,
Città di Pontinia, Pontina Futsal 4-1 e chiude il quadro dei risultati il Real Castelfontana con 3-0 nei confronti della Connect. Come possiamo vedere quindi dai risultati, due vittorie esterne, quelle del Mintun del Real Castelfontana e anche due pareggi tra quello tra Anni Nuovi tra CCP 1987 e Velletri e Atletico Anzio Lavigno Terracina Calcio 1925. Sono proprio queste tre formazioni a cancellare quindi lo zero nella classifica dei pareggi dopo questo quello ottenuto proprio nell'ultimo turno. Andiamo con la lettura della classifica. Al comando Real Castelfontana con 18 punti, seguono 5 lunghezze Minturno e Anni Nuovi Ciampino con lo stesso rolino quindi di marcia. Velletri ad 11 punti, segue ad una lunghezza Terracina Calcio e CCP 1987 10, Città di Minturno Marina a 9, tre squadre a 6 punti, Pontina Futsal, Connect Calcio a 5, Eagles Aprilia a 5 punti, Vigor Cisterna 1994 e Città di Pontinia, Atletico Anzio Lavigno ed FC Cisterna chiudono a 4 punti. A tal proposito, proprio su questa giornata e soprattutto sul match di Cisterna, andiamo a seguire il servizio appunto tra Minturno ed FC Cisterna. Dopo gara tra Cisterna e Minturno con il portiere Adriano Tesei, sconfitta sonante, però qualcosa di buono in questa partita lo abbiamo visto. Sì, sicuramente la squadra ha dimostrato come nelle ultime partite di Coppa e campionato che c'è, è una formazione che era nuova, quindi piano piano stiamo tirando fuori il carattere e quello che i punti di forza di questa squadra. Ecco, abbiamo visto il tecnico Amedeo Giocondi mandare in campo diversi giovani. Sono queste le soluzioni per l'avvenire e per una pronta risalita di questo Cisterna? Al momento ci mancavano due o tre giocatori titolari e punti di forza di questa squadra, però l'Under 21 è buona sotto di noi, quindi cerchiamo sempre di prendere gli elementi migliori e di sfruttarli per queste partite. Ok, dopo gara anche con i giocatori del Minturno, Antonio Colacicco e il tecnico Andrea Cardillo. Partiamo da Antonio Colacicco. Ottimo gol, ma c'è stata una fase della partita che ti sei voluto intestardire, forse volevi un bottino più pesante per te? Sì, assolutamente sì, volevo a tutti i costi il gol oggi e sono stato un po' troppo egoista in alcune circostanze, però è nel DNA, quindi ci sta, ci sta. Bene, si sorride forse perché c'è stato il gol, mister, ma se poi andiamo ad analizzare anche qualche soluzione un po' di troppo sbagliata, ma comunque rimane il fatto che per la prima volta in questa stagione il Minturno non subisce reti. Sì. In effetti adesso siamo credo la miglior classifica del girone, la miglior difesa del girone, quindi era da un po' che avevamo registrato dei meccanismi. Comunque dobbiamo ancora crescere perché noi dominiamo le gare dall'inizio alla fine, però concretizziamo ancora poco rispetto alla mole di gioco che produciamo. Ecco mister, produrre così tanto e poi raccogliere poco, diciamo, non in fatto di gioco, perché poi esprimete un bel gioco, ma raccogliere poco in fatto di gol, poi alla lunga può essere un po' penalizzante durante la gara. Beh certo, se consideriamo che la gara è stata in bilico fino almeno al 40esimo, 45esimo, nel momento del gol del raddoppio eravamo solo 1-0, nonostante il primo tempo avessimo prodotto credo una mole, ma penso che abbiamo fatto un possesso palla per 20 minuti, abbiamo avuto sempre la palla dei piedi. Io parto dalla mia filosofia che la migliore difesa è l'attacco e se io ho la palla comunque gli avversari hanno poche possibilità di fare gol. Il gol gli avversari lo fanno quando hanno la palla loro, questo è maestro Lidl che me l'ha insegnato. Bene, torniamo quindi in studio e dal campionato regionale di Serie C2 ci trasferiamo a quello provinciale relativo alla Serie D, dove praticamente al comando restano tre formazioni: Atletico Rocca Massima, Accademia Sport e United Aprilia a 12 punti che dopo 4 giornate guidano la classifica del raggruppamento A a punteggio pieno, 4 vittorie per le tre formazioni. Comunque andiamo con la lettura dei risultati, con 4 risultati positivi per le formazioni che erano impegnate in trasferta. Il Real Terracina, pensieri e parole, si impone a Borgo Flora per 3-1, Accademia Sport batte Pierre 2000 Aprilia 2-0.
a Latina, l'Antonio Palluzzi conosce la sua seconda sconfitta consecutiva contro il Real Latina, perdendo per 3-2. Pareggio tra Real Podegora e Sporting Giovani Risorse, importante scontro, finisce 4-4. United Aprilia, Parrocchia San Giuseppe 6-1. A Latina Scalo nel derby proprio la Cimil batte la Vigor, la Virtus Latina Scalo di misura 3-2 e chiude il quadro della giornata l'Atletico Rocca Massima che espugna il Pala Carrucci per 6-1 contro la Virtus Terracina. Per una classifica che vede al comando un terzetto, Atletico Rocca Massima, Accademia Sport United Aprilia 12 punti, segue lo Sporting Giovani Risorse 7 punti, primo pareggio per la formazione dello Sporting Giovani Risorse, poi ci sono quattro formazioni a 6 punti, Latina Scalo Cimile, Antonio Palluzzi, Real Terracina, Pensieri e Paroli e Real Latina. Il Real Podegora a 4 punti, Virtus Terracina, Parrocchia San Giuseppe a 3, chiudono la classifica Flora 92, Virtus Latina Scalo ancora appaiate a 0 punti. Per questa classifica Sporting Giovani Risorse e Real Podegora il primo pareggio stagionale, mentre c'è la seconda da registrare, la seconda sconfitta consecutiva, quella dell'Antonio Palluzzi. Ma per quanto riguarda questa giornata andiamo a seguire il servizio realizzato dopo Real Podegora Sporting Giovani Risorse terminato 4-4 e di seguito seguiremo anche le interviste realizzate al Pala Carrucci tra Atletico Rocca Massima e Virtus Terracina. Anticipo di lusso qui al Ciotti di Borgo Podegora e tra Real Podegora, gioco di parole, tecnico da Davide Pagassoni e Roberto Petrin, due degli artefici di questo confronto, forse un po' più. Roberto, iniziamo dal tecnico, un 4-4 comunque contro una grande squadra. Beh, era una bella sfida senza dubbio, quindi è stata credo altalenante da una parte all'altra, cioè combattuta da una parte e dall'altra dall'inizio fino alla fine, quindi credo che il 4-4 sia un risultato giusto per le emozioni che ha regalato anche a chi era fuori, anche se giustamente si gioca sempre per vincere, noi ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine. Ecco Petrin, voi venivate da un primo match esterno, una sconfitta contro la United Aprilia, avevate necessità di confermare però la bella vittoria di sabato scorso. Sì, abbiamo iniziato subito col piede giusto la partita, aggressivi come voleva il nostro nuovo mister, e io devo fare veramente complimenti a tutta la squadra perché siamo venuti comunque in un campo difficile, aperto, sintetico, noi non siamo abituati e ci siamo piaciuti parecchio. Ecco Petrin, due gol sotto, avete pareggiato, addirittura poi siete andati sul doppio vantaggio, forse è mancato qualcosa proprio sul doppio vantaggio per portare a casa 3 punti. No, io mi fermerei ai due gol sotto, ripresa che non mi aspettavo dai ragazzi, abbiamo fatto veramente una grande partita in fase difensiva e in fase offensiva, cosa che probabilmente 2 settimane fa questa partita l'avremmo persa anche di gran lunga. Allora, dopo gara di domenica mattina qui al Pala Carrucci tra la Virtus Terracina e l'Atletico Rocca Massima. Rocca Massima che strappa l'intera posta in palio, ci sono degli artefici di questa bella vittoria dell'Atletico Rocca Massima, Fabio Coppola e Luca Del Ferraro in compagnia anche del capitano della squadra di casa. Iniziamo subito per dovere, anche per rispetto anche dagli ospiti, con Fabio Coppola. Ottima prestazione, continuate con questo trend di risultati positivi, bella vittoria qui a Terracina. Sì, oggi è una bella partita della squadra, mi sono piaciuti veramente tutti, grazie anche ai consigli del mister che in settimana gli allenamenti ci sa guidare con precisione, maestria direi. Ecco, e con Luca Del Ferraro l'esperienza conta tantissimo, abbiamo visto anche in fase di realizzazione, questa Rocca Massima quest'anno sta veramente dettando la propria realtà. Andiamo avanti, partita dopo partita. L'importante è farci trovare pronti e seguire i consigli che c'è dal mister. Ecco, con Andrea, voi alla prima esperienza in questa categoria, anche se c'è tra le vostre file, nella Virtus Terracina, qualcuno che ha già militato in altre squadre? Sì, sicuramente oggi abbiamo incontrato una delle squadre più preparate nel campionato. Noi siamo una società nuova, mano a mano il campionato è lungo, ci mettiamo a pedalare, ogni partita è una lotta per noi, quindi siamo una società nuova, cerchiamo di fare ogni giorno il meglio,
soprattutto quando incontriamo queste squadre così posizionate, quadrate, che hanno esperienza. Noi pedaliamo, quello che ci troviamo ogni domenica è tutto buono. Ecco, con Andrea, però abbiamo notato nel corso della partita molti miglioramenti in fase di gioco, di impostazione, quindi vi siete scrollati un po' le brutte prestazioni delle prime giornate? Sì, sì, perché comunque preparazione in ritardo, giocatori nuovi che si sono inseriti, mano a mano stiamo cercando di andare avanti, quindi si è visto anche oggi, mentalità diversa, cerchiamo di fare ogni giorno il meglio. Bene, e con Fabio Coppola invece andiamo un po' a vedere, non è proprio un bilancio, però questo Rocca Massima quest'anno, come dicevamo anche con Del Ferraro, qualcosa in più vuol far vedere, forse è cambiato anche un po' l'impostazione del gioco, ma soprattutto l'arrivo di qualche d'uno all'interno dell'organico sta facendo crescere sempre di più questa squadra. Ma non ci sono nuovi giocatori rispetto all'anno scorso, siamo sempre... L'innesto però di qualche giovane dell'Under 21 potrebbe affacciarsi prossimamente? Beh sì, ci sono anche ottimi elementi dell'Under 21 e speriamo che a breve possano anche darci una mano anche loro. E per il resto è diciamo, frutto anche del lavoro dell'anno scorso, tutto quello che l'esperienza maturata che in quest'anno ce la ritroviamo. Bene, grazie quindi a Fabio Coppola, lo congediamo anche con Andrea, rimaniamo invece in compagnia con Luca Del Ferraro, un'ultima battuta prima di andare poi giustamente a fare la doccia. Allora, che cos'è questo campionato? Un po' un campionato più stretto, un campionato più corto, però le squadre sono veramente ben attrezzate. Sì, un bel campionato, belle squadre. Noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo ripagare la società per tutto il grande lavoro che sta a fare, il mister per la passione e la dedizione che ci accompagna ogni giorno, compresa la domenica. Noi dobbiamo solo fare del nostro. Quarta giornata anche nel raggruppamento del Sud Pontino, dove c'è da registrare un importante cambiamento in vetta alla classifica, soprattutto dopo il confronto del derby fondano, dove la formazione guidata da Fabio Padula riesce ad espugnare il campo di Via della Rinchiusa per 3-2. Andiamo comunque con i risultati relativi alla quarta giornata. Atletico Gaeta batte Ventotene 10-2. A Marano Olympus Sporting Club batte Atletico Maranola 5-3 dopo che la formazione di Minutolo aveva chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio. Pareggio rocambolesco proprio tra Atletico Sperlonga e DLF Formia Calcio 6-6. A Formia Tremenzuoli batte Formia Calcio 1905 10-6. Il derby fondano quindi si chiude con la vittoria della Vis Fondi per 3-2. Sporting Terracina, Palavagnoli 4-3, seconda sconfitta consecutiva per la formazione allenata da Domenico Collu e chiude il quadro della giornata Virtus Fondi San Giovanni Spigno. Una classifica che vede al comando quindi solo una formazione dopo quattro giornate, Vis Fondi a 10 punti. A seguire ad una lunghezza di ritardo Old Ranch e Olympus Sporting Club, Atletico Gaeta, Atletico Sperlonga a 7 punti, due formazioni inseguono a una lunghezza, Palavagnoli e il sorprendente Tremenzuoli, poi c'è Atletico Gaeta, dopo lavoro ferroviario Formia Calcio e Sporting Terracina a 4 punti, a 3 punti troviamo San Giovanni Spigno, chiudo un terzetto la classifica del raggruppamento di Ventotene, Virtus Spondi e Formia 1905. A questo punto torniamo in studio per i saluti da parte mia e ci naturalmente lasciandovi l'appuntamento ai programmi sempre di SL48. Noi ci rivediamo la settimana prossima, la linea che torna a domenico. E con questa ampia panoramica curata da Daniele Porcelli termina la nuova puntata di Mondo Futsal. Per quanto ci riguarda l'invito è sempre lo stesso, continuate a seguirci quotidianamente attraverso il sito mondofutsal.net e poi tenendo sempre d'occhio questo indirizzo youtube.com/mondofutsaltv. È tutto per questa settimana, grazie per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima puntata.